svolta alla caserma Vitrani di Bari la cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Pinerolo tra il generale Paolo Sandri e il subentrante colonnello Pietro Guglielmi. L'importante momento si è tenuto alla presenza del comandante delle Forze Operative Sud, il generale di Corpo d'Armata Angelo Michele Ristuccia e delle massime autorità civili, militari e religiose di Bari e provincia. Il generale Sandri lascia il comando della Brigata Pinerolo dopo quasi 2 anni caratterizzati da numerose attività operative e addestrative. In particolare la grande unità dell'esercito italiano è stata impiegata sul territorio nazionale, garantendo il proprio contributo nell'ambito dell'operazione Strade Sicure per la sicurezza appunto del territorio, il contrasto alla criminalità organizzata e la prevenzione dei reati ambientali. Sotto la sua guida la Pinerolo ha assunto il comando delle forze appartenenti alla componente terrestre, garantendo la sicurezza durante tutte le fasi del G7 svoltosi a Borgo Egnazia. Costante è stato l'addestramento, sempre finalizzato al warfighting, che ha garantito la piena capacità operativa e il pronti all'impiego del personale e che ha visto la Brigata Pinerolo partecipare anche ad un'esercitazione multinazionale in Bulgaria. Inoltre sono continuate le attività connesse al progetto di ammodernamento tecnologico dell'esercito denominato Network Enable Capability, progetto in cui la Pinerolo è protagonista con il compito di impiegare i materiali di nuova introduzione in servizio e di valutarne i vantaggi operativi. In particolare durante il vertice del G7 è stato utilizzato il sistema denominato Imperio, che ha consentito di supportare efficacemente le funzioni operative di comando, controllo, manovra e intelligence. Al termine della cerimonia il generale di Corpo d'Armata Angelo Michele Ristuccia, comandante delle Forze Operative Sud, ha consegnato al Reggimento Logistico Pinerolo la Croce d'Argento al Merito dell'Esercito, conferita per l'intervento con assetti specialistici nell'ambito della recente emergenza pandemica a favore dell'Autorità Sanitaria Nazionale e in soccorso alla popolazione.